Edimburgo. Siamo arrivati a Edimburgo, siamo vicini al centro, solo che visto l'ora, sono circa le 9, decidiamo di mangiare. Abbiamo trovato questo negozietto, Mr. Shawarma. Boh, dalle recensioni sembrava grazioso. Ora proviamo. Proviamo, anche perché abbiamo fame. Ecco. Appetito. Fai vedere. È difficile da aprire, sempre chilometri di casa. Mordi, mordi. No, questo è il mio. Okay. Mm. Com'è? Sembra buono. Ora buon appetito. Passata, com'è andata? Abbastanza bene. Il letto, confermo il 10 e lode, è andata benissimo. Col letto, comodissimo. Il posto, zona silenziosissimo. Non si sente un'anima viva. No, comunque veramente silenzioso. Sì, abbiamo dormito bene. Appena alzati, una signora è passeggiava il cane, ha fatto amicizia con noi, si è messa a parlare, cioè, ci ha dato qualche consiglio. Inizia la giornata. Non c'è molto freddo. Andiamo a vedere il centro. Sì. Thank you.
Abbiamo camminato tantissimo oggi pomeriggio, abbiamo visitato tutto il centro storico di Edimburgo. Eppure riflettendoci non è fatto di avere camminato tanto. Edimburgo è costruita su una vallata. Abbiamo fatto tante scale, perché per vedere la zona vecchia Sì. Abbiamo dovuto fare... ci sono tante scalinate e tante salite. Quindi praticamente abbiamo fatto un sacco di palestra oggi. ad ogni modo. Alla fine abbiamo posteggiato alla stazione. Abbiamo pagato circa 8 stelline e mezzo per un massimo di 3 ore. Si poteva stare un massimo di 3 ore. Però ne abbiamo fatto 2 ore e mezzo circa. Sì, in 2 ore e mezzo abbiamo coperto il centro. Diamo la buonanotte. Buonanotte e ci vediamo domani. Ciao. Buonanotte. Buonanotte.